Vai. L'Amiga 500, espansa, Real Hardware, qui con noi questa sera il mito, la leggenda, l'apoteosi, l'aforisma, Hurricane to the Final Fight. Perché? Perché sì, perché noi stiamo celebrando in questo maggio bellissimo, sta piovendo a dirotto. Pazienza, l'Amiga, stiamo celebrando l'Amiga, i suoi grandi capolavori, i nostri grandi capolavori, i giochi che hanno influenzato la nostra vita. Quando dico nostra, forse dico più la mia che non quella di Fabio, che era un po' meno amighista di me. Io ero un 486ista, il mio amichetto delle medie aveva l'Amiga, si era offeso tantissimo quando i miei mi avevano preso un 486, però io di fatto ho vissuto entrambe le ere, perché a casa mia avevo il 486 e poi andavo dal mio amico, e una delle cose che c'era sull'Amiga e che io non avevo neanche a piangere era proprio Hurricane 2, che era un gioco in odore di Metroid, in odore diciamolo, anche di santità, in odore di tutto, perché era, cioè, la cosa bella di Hurricane 2 che vedremo questa sera, secondo me, è che è assolutamente l'Europa che sviluppa videogiochi, o Europa, anzi tedesca, la perfida Albione, no, non c'entra niente, la Germania, l'Albione è un'altra cosa. Con un amore, diciamo, cosa amava Manfred Trenz, cosa amava Far e con Fire. Una certa invidia del Giappone, cioè guarda, esatto, questa intro quanto è Macross piuttosto che... È assolutamente questo, è chiaramente lo stesso grafico che ha fatto Gem X per la Keiko, che se vi ricordate che era un puzzle game tedesco ma che faceva finta di essere Putnik con le donnine giapponesi senza farcela, ma non importa, perché è la volontà di provarci, la volontà di seguire i propri miti. Siamo tedeschi, cioè amiamo il Giappone, facciamo un gioco sull'Amiga, la macchina più europea americana che esista in quel momento, perché ovviamente per il resto era tutto Giappone, era il Mega Drive che arrivava, il Super NES in lontananza, il NES che spadroneggiava, il Master System ancora fortissimo grazie a Zenga. Quindi grazie a Zenga. Quindi fare un gioco che è un omaggio assoluto agli arcade giapponesi su una macchina occidentale non era facile. Ce l'hanno fatta sì, e ci sono tante cose da dire che diremo nel corso della serata giocando. Giocheremo con vite infinite, perché sì, perché l'Amiga è anche la celebrazione dei trainer. Fatelo voi con una cartuccia originale per Mega Drive. No! Invece sull'Amiga sì, trainer brutali. Tra l'altro abbiamo anche scaricato legalmente la nostra copia di backup dal sito della Factor 5 di Hurricane 2, potete farlo anche voi. Esattamente, quindi... l'hanno liberato. Tra l'altro io sono contento di essere tornato in streaming. Io questa settimana ho mangiato una cozza maledetta che la nostra Francesca Zambanni ha giustamente disegnato. Sono stato malissimo, intossicazione alimentare termonucleare. Sono troppo felice di avere vinto la cozza e di essere qui con un'ostrica di gameplay. Esatto, che è un'ostrica. Dicono di avvicinare un po' a Bisboc il microfono. Sai che io ho questo terribile problema della voce bassa. Della voce bassa. Così. E io direi, Andrea, proprio di cominciare. Bene, schiaccio questo tastino. Vai, fallo. L'ho schiacciato. Hurricane. Hurricane 2. Presented by Rainbow Arts. Ah. Che cos'è Hurricane 2? Hurricane 2 in realtà è un gioco che Trenz ha sviluppato e designato insieme ai suoi amichetti su Commodore 64, ma in realtà è uscito prima su Amiga, perché probabilmente su Commodore lo stavano spremendo talmente tanto il 64 che ci è voluto un po' più ottimizzazione, quindi è uscito prima in realtà su Amiga, ma è un gioco nato su Commodore 64 che allo stesso tempo riesce su Amiga a esprimere, a essere una delle vere killer app della macchina. Eccomi qua, sono, vi ricordate, il nostro amico Ciccino, perché Hurricane è il nome in realtà dell'armatura, quindi Ciccino, un poveretto che gli succedono delle cose che adesso non vi sto a dire. Guarda qua cosa succede, vai via, guarda, subito violenza stupida, ma io so che qui c'è un super bonus nascosto con proprio i mattoncini di Super Mario e via. Tra l'altro diciamolo, Andrea, che siamo giustamente dei maniaci, cioè siamo sbattuti per fare uno streaming Real Hardware. Vedete un'Amiga direttamente inquadrato, l'Amiga che vedete è quello che sta di fatto riproducendo il gioco, e normalmente noi streamiamo a 60 frame al secondo, questa sera stiamo streamando a 50 frame al secondo, perché questa è la versione PAL, un'Amiga
PAL e questo, Turrican. E questo è un gioco PAL. E questo è un gioco PAL. Turrican esce, un gioco tedesco, proprio Pallandia, e esce appunto a 50 Hz, quindi a 50 frame al secondo. Quindi, tra l'altro, se voi andate a vedere Turrican 2 su YouTube, ci sono pochi video che girano con il frame rate giusto, e noi stasera nella nostra segaiolità per Turrican che stupidino. Però guarda Andrea, siamo già in 96, quindi non in barba alla finale di Coppa. Adesso magari dicono cazzo c'è la finale di Coppa e ci mollano subito. Ma invece no, se... Pensa che quando sento finale di Coppa io penso istintivamente ai salumi, per farti capire quanto... Penso alla fine... Ma che cazzo... Vabbè, adesso devo un attimo entrare nel mood. Purtroppo le vite infinite inizialmente ti tolgono un pochino di... Ma no? Infatti, allora, da adesso, Andrea, le vite verranno contate. Va bene. Chat, aiutateci a contare le vite. Chat... Si parte da adesso. Ecco, ho vinto una vita e l'ho persa. Quindi tutta questa strada che sto facendo è completamente inutile. Non ho mai capito nella mia infanzia se si può fare questo salto o no, ma secondo me no. No, anche secondo me. Ah, però guarda cosa ho trovato scendendo, ho trovato un pallocchio. Un pallocchio che ti dà tutti i bonus. Come funziona il bonus system, l'item system di Turrican? Abbastanza bene, ci sono un sacco di bonus divertenti, molti più rispetto a Turrican 1, spari molto più magniloquenti, molto più violenti, e una cosa bellissima che amo molto che è questa. La pallina non ha più limiti, cioè non ci sono più palline limitate, ma puoi stare in pallina quanto vuoi. Ovviamente questo è molto importante, per esempio in questi frangenti no, perché ho già liberato tutto. Smart bomb come se piovessero, l'ultraviolenza assoluta della teutonologia nel senso di teutonico. Nemici comunque stronzi, perché sì. Una musica assolutamente incredibile. Mamma mia, ma poi questo cielo. Non so se la sentite tra l'altro la musica. Sì, sì, la sentono, mi hanno anche confermato che l'audio è top. Guardate questa specie di roba nera, che se la guardate così è una roba nera, ma in realtà se poi salite su come farò adesso, anche perché non ho scelta, vedete che c'è questo vento che mi porta indietro. Perché? Perché questi qua erano dei mattacchioni amanti dei giochi Capcom a follia, quindi avevano giocato a Ghosts and Ghosts, avevano visto il vento che ti manda indietro e hanno detto oh, figata, vogliamo anche noi il vento. Io in quel coso nero vedo l'artwork di Space Invaders. Invece è l'omino della Rainbow Arts, pensa. Però ci sta, capisco perfettamente quello che dici e lo trovo molto romantico. No, la musica è bella. L'alzo per noi, Andrea. Ecco, alzala per noi, forse abbassa quella della TV direttamente. Perché quella della TV mi fa un eco bellissimo. Non posso andare di qua, quindi questa specie di vento ti segnala che hai sbagliato strada. Infatti, quando torni qua, guarda un po', c'è una scritta exit. È molto apprezzabile questa cosa, perché... Perché è apprezzabile? È apprezzabile perché denota un'attenzione al guidare il giocatore che forse va a fanculo. Che forse non c'era, anzi che sicuramente non c'era nel primo Turrican, che era un po' tipo level design item miss, trial and error, muori come uno stronzo, ciao. Ci chiedono se è uno dei migliori cieli dell'Amiga. Sa, assolutamente, è uno dei miei cieli preferiti dell'Amiga, insieme sicuramente a James Bond 2, codename Robocod, che peraltro potrebbe essere un candidato se voi lo gradite. Ma sai, me lo scriveva oggi Nygorn, che lo sa fare bene e potrebbe proprio essere invitato. Bravo Andrea! Ogni tanto ci vuole questo super attacco potentissimo. Come si fa lo super attacco? È una cosa che fai tipo schiacciando in giù ma poi in su, non mi ricordo. È una cosa che viene per esegesi. Viene ma per... Non con barra spaziatrice? Barra spaziatrice più altri tasti dell'amore, ma ce n'hai una per vita, mi sembra. Forse tenendo schiacciata la barra spaziatrice e mandando in giù, perché di fatto devi essere pallinato mentre lo fai. Dopo riproveremo, tipo adesso. Non si fa così, per esempio. E lasci e droppi le bombe. Ein Bombs al Droppen. Per esatto. Intanto io voglio provare a vedere se ci sono altri tasti che fanno cose. Al momento no, quindi io ho la mia pallina. Se voi sapete che ci sono tasti tipo granate, robe che non mi ricordo, ditecelo perché non ci ricordiamo un cazzo. Voi credete che noi passiamo una settimana tipo Rocky ad allenarci ai giochi, ma a parte il fatto che la mia performance dimostra assolutamente di no. Power up! Ma questo l'ho preso, vado avanti così. La musica è incredibile, Chris Husbeck che proprio dà il massimo. Era molto bello anche su Amiga, ovviamente il sonoro di Turrican, ma qua non bisogna andare a destra, sennò il vento ti ributta giù, ma devi continuare di qua. Dove trovi il tuo primo mid boss?
che è un simpaticone. Ecco, diciamolo, sui boss Turrican 2 è tanto più bello di Turrican 1. Ma mi dicevi prima, Andrea, che Turrican 2 è, lo stiamo giocando su Amiga ed è considerato un gioco Amiga, ma in realtà viene scritto da Manfred Trenz per 64. Per Commodore 64. Sì, assolutamente, lui parte come 64, ma il fatto è che il 64 era veramente un po' alla sua fine, ovvero più che altro era nel momento in cui la gente aveva l'Amiga, vaffanculo però, così morire no. Ecco, tira una bella smart che fa qualcosa, fa lo riempio di bombe in faccia e secondo me è la madonna. Bella. Che violenza, questa violenza totalmente bella. Lui va su e giù, salta come un indianino, spara col suo laser, ma io non mi faccio sparare. Ci pensa, è bello perché vedi che sembra quasi che ragioni questo simpatico ciccione, ma in realtà non è che ragiona granché. Ma è tipo indiano. Sì, cioè c'è dell'indiano, è un po' un indiano. Se un altro lo fa, fa l'indiano. Ovviamente qua sarà pieno di esperti di Turrican che diranno: ma no, ma si fa così, basta mettersi là a fare così, è bellissimo, è facilissimo. Vediamo se le mine gli fanno qualcosa. Assolutamente no. Devi proprio colpirlo in faccia. Lui però questo. Questo è un bel boss, fa diverse cose, non è un boss, è un boss anche nostro. È un boss bastardo comunque. Il tiro, oh, no, viene faccio ridotto a icona così. Sì, sì, viene ridotto a icona, se ne va e tanti saluti. Sembra un po' Sodom di Street Fighter Final Fight. Beh, è vero, è vero, è vero. Ma tra l'altro... Ricordiamo che il sottotitolo del gioco è The Final Fight, quindi insomma, capite anche voi che è gente strana. Ma dà però un po' di concentrazione. Allora, vite quante, ragazzi, ragazze? Quante vite abbiamo perso? Tra l'altro, secondo me adesso i nostri amici saranno contenti che abbiamo la partnership, perché stiamo streamando a 60 frame a 50 frame al secondo. Guardate quanto è tutto fluido. Ma visto che siamo partner, se vedete scattare perché la vostra connessione nugna fa, potete abbassare la qualità. Esatto, pensate un po' che roba. Vi ricordate che ve l'abbiamo menata? Per chi non lo sapesse, ve l'abbiamo menata tantissimo sul bisogno di ottenere la partnership. Maggio sarebbe stato un mese molto importante per la partnership. Viva, viva! Niente, ce l'hanno data per meriti culturali. Non sto scherzando. Ci hanno detto: oh, ragazzi, ma voi siete veramente fighi. Assolutamente, la partnership, ma ve la diamo. Ma stai scherzando, ma bravissimi, bravissimi. Quindi, che dire, grazie. Io non so se sto andando dalla parte giusta, guardate che colori, che cieli, che atmosfere. Prendiamoci. Ho alzato un po' la musica su richiesta, ditemi sì, se adesso va bene. Ma tanto alzando la musica di Turrican non si sbaglia mai, no, esatto. L'importante è che si sentano bene anche le nostre voci, perché insomma... Guarda un'altra P e così non muoro, e sto prendendo ritmo. Ammazziamo questi qua, ammazziamo l'alveare dell'amore. Ma lo sparo rimbalzello quanto è bello. E questo è bellissimo, questo qua mi piace sempre tantissimo. Non ho ancora capito come si fa, ma è bellissimo. Forse saltando. Però vedi, questo smart bomb devo andare giù per riuscire a colpirlo e usarlo e farlo, bellissimo. Qua c'è ancora qualcosa, guarda qua, questi pesciolini stronzi mi fanno impazzire. Queste arpeggiate micidiali. Allora, l'animazione di movimento dell'amico turricano è uguale. Wow. Ma è bellissima, è bella qua come era nella prima versione. Sì, l'hanno solo pulito un po', colorato di più, è tutto molto bello. Solo io vedo una bandiera tedesca in questo cielo, no, chiede Funk Metaller. Funk Metaller, in questo cielo c'è sempre una bandiera tedesca. È un po' il nostro... Così. Vabbè, ma questo è proprio un gioco con una bandiera tedesca nel cuore. Esatto, nel Cuoilan. Però mi domando se quello che sto facendo è giusto. Se qualcuno in chat conosce le strade del Turrican e vaffanculo però, e ve ne farà dono, che ce lo dica, perché ovviamente è un gioco molto più labirintico del primo. Allora, Logan Braddock dice: si può leggere il comunicato messaggio di Twitch o è confidenziale? Non è confidenziale, non ce l'ho a portata di mano, ma ve lo racconto perché... Affanculo, voglio ucciderti! Paradossalmente, perché... no. Prima che noi annunciassimo il fatto, adesso riduciamo gli stream... Sì, hai finito il tempo. Prima che noi dicessimo, adesso riduciamo gli stream... Adesso facciamo un mese di estrema violenza proprio per ottenere la partnership. Ah, tutto qua, vaffanculo. Mi arriva una mail di rifiuto della partnership da Twitch e dico: vabbè, ma io no, a sto giro non l'avevo neanche chiesta.
e scrivo al supporto di Twitch, dico: guarda, io non l'avevo chiesto a sto giro, grazie per l'abbonamento, Caterina. Ehi, ciao Kate. Kate, purtroppo io lo so, cioè in questo momento stai vincendo tu, perché la sfida è cominciata con il tuo record di Wonder Boy e Monster Land, e io non ci sto giocando perché sta vita da streamer ti impone questa vita un po' così, di giocare l'ultimo gioco nuovo. Cioè l'ultimo gioco nuovo è un gioco del 90 probabilmente. E quando è Turrican 2? Non mi ricordo più, vediamo se la pallina funziona. Sì, ma che funziona. Comunque, e ci hanno detto: ah, ma io guarda che in realtà ti ho mandato l'invito alla partnership. E dico: no, guarda che in realtà non mi hai mandato l'invito alla partnership, mi hai mandato un rifiuto. Fa: ah, cazzo, scusami, mi sono sbagliato. E ci aveva scritto: perché si vede che fate tanti contenuti ed è chiaro che avete una bella community che vi supporta. Ah. E sembra che me lo sto inventando, ma aveva scritto esattamente quello. E vuoi uscire con me anche, mi sembra che... Esattamente, no, su Discord, sul nostro canale Discord, sul quale tra l'altro siete tutti invitati, avevo proprio pubblicato il messaggio. La festicciola per... l'immediata festicciola l'abbiamo pubblicata lì. E tra l'altro abbiamo già aggiunto delle nuove emoticon che in questo momento sono ancora in fase di approvazione, ma avete già Mosconi, ma d'ora in poi gli abbonati, cioè appena ce le approvano, ma non vedo perché non devono approvarle, avrete... Stronzo! Scusa. La faccina di Babic Benevolo. Finalmente! Quanto avete aspettato di avere la faccina di Babic Benevolo come emoticon, ragazzi? Cioè... La faccina di Kenobit arrabbiato. Ma perché non ci può essere Kenobit benevolo e Babic arrabbiato? Secondo me possiamo fare anche quelli volendo. Ne abbiamo 9 da no! fare. Abbiamo anche un Bellotta ridente per tutte le serate che volete. Un bellissimo emoticon che ci ha fatto vaffanculo Scab. Ci ha fatto Scab. Non vaffanculo Scab. Grazie no, Scab. Grazie Scab. E avrete anche il dischetto del Salvino, che però in questo caso non, questa sera sarebbe inappropriato perché non ce l'abbiamo. Esatto, tra l'altro vi segnalo una cosa bellissima che ho letto su internet, che forse avete letto anche voi, che siete ragazzi comunque che leggete queste cose. Una meme bellissimo di una foto di un floppy disk con il commento di un ragazzo che dice: ah cazzo, mio padre è troppo figo, ha preso la stampante 3D e ha stampato l'icona del save. Mamma mia. Cioè lui non sa che cos'è il floppy, quindi per lui è l'icona del save. Quindi vedendo che il padre ha tirato fuori un floppy disk, ha detto: ma che forte mio papà, troppo simpa. Exit, oh. Exit. Ad ogni exit la para della Guru Meditation è altissima. Io ho giocato molto con l'amica in questo periodo, perché sì, perché è il maggio dell'amica. Perché come sapete sto anche facendo un... cos'è? Attenzione. È il trappolone. È il trappolone. E siamo in 100 per il trappolone. È il trappolone, ragazzi. Ah! Ghost and Ghost. Questo è il secondo stage di Ghost and Ghost. È quando cade la roba. Allora, intanto siamo a 12 vite, I cieli sono molto vaporwave. Mona! Questo è veramente un cielo vaporwave. Sì. Passerotto ci dice che l'amiga ha portato bene, è vero, è proprio vero, l'amiga ha portato bene. Ma lo sapevamo, ma siamo degli snob del cazzo, per cui abbiamo sempre evitato l'amiga perché sapevamo che era troppo potente, era over 9000, quindi questo ha portato al nostro ritardo, abbiamo avuto un ritardo, si può dire. Un ritardo, però possiamo dire che abbiamo ottenuto la partnership in meno di un anno di stream. Grazie all'amica. Abbiamo... Ah, i pesci. I pesci sono molto importanti nell'economia di Turrican. Beh, contengono omega 3. Esatto. E lui, poveretto, che in realtà è uno stronzo, ricordiamolo. Un omino sopravvissuto al genocidio della sua razza di astronave. Ha le palle, che bello. Ha trovato un'armatura Turrican nell'astronave ormai... sderenato. Che bello, quante palline. Quanto è amica sta roba, ragazzi. Questo cielo così, con queste palline con l'effetto metallino. Erano tutti sprite? Erano tutti sprite, l'amica se ne fotteva proprio. Ma sul Commodore questa roba qua non c'era. Era fatta diversa, era fatta con non con gli sprite ma col Carset. Con il set di caratteri. Probabilmente forse anche qua. Poi l'amica è complicato. L'amica c'ha i Bob, c'ha gli sprite, c'ha un sacco di roba. Che se qualcuno ha voglia di spiegare cosa sono i Bob in chat, perché devo spiegarlo io che non capisco un cazzo? Guarda qua. Allora, il Magistra dice: oggi sono stato testimone oculare di un tentativo di Babic
di acquistare dei dischetti da 3 pollici e mezzo in un negozio di elettronica. Ma che negozio di elettronica? Era il cazzo di Carrefour. Avreste dovuto vedere la faccia del commesso a metà strada tra l'incredulo e il nostalgico. In sottofondo il tema di Jurassic Park. Esatto. Ta-na-na, ta-ta, ta-na-na, ta-ta. Dante Profeta ci spiega che Turrican era fatto solo con 4 sprites. Ti riferisci al Commodore 64, immagino, Dante. Penso che sì. Allora, il personaggio sfigato si chiama Brand McGuire. A riprova che è abbastanza sfigato. Nome, cioè, California Love subito. Voglio dire, tu c'hai il nome Turrican e però lui si chiama Brand McGuire, poveretto. Va anche detto che mi ha rivelato Gingy, che non c'è questa sera, ma che noi stimiamo sempre, che il nome Turrican è stato scelto guardando l'elenco del telefono di Düsseldorf, dove è stato trovato un nome italiano, Turricano. Davvero? Tipo Gaetano Turricano. Ma davvero? Davvero. Che poi è stato così potenziato in Turrican. Ma allo stesso modo Katakis era il nome di un ristorante greco. Vabbè, quello non mi stupisce. Il pensa Turrican. Questo, c'è un Enzo Turrican, un passato, sì, alternativo in cui Turrican si chiamava Calogero Tzatziki. Esatto, Calogero Turricano. Tra l'altro avete visto che bello poter saltare, adesso non posso perché lo shield, ma potete saltare in testa ai nemici come in Super Mario e loro scappano via. Intanto in barba alla finale di Coppa siamo in 100 per Turrican. È abbastanza bello questo qua, tra l'altro. Gaetano Turricano Total Conversion Mod. Allora, io questa sera, ragazzi, sto facendo la voce fuori campo perché così tengo d'occhio la chat, ma... Ho sbagliato strada, qua c'è l'omino Rainbow, ma devo andare giù. E vado giù in pallina. Vado più veloce. Scrolling perfetto, incrollabile. È la roba che ti emozionava e dicevi, ma perché non posso avere anche le conversioni fighe? Devo avere solo Rainbow Arts che fa i plagioni di Psychonix Oscar. Perché comunque era figo. Ma giusto aggiungi un dettaglio. Sicuro, sì. Francesca considera comunque che Babic aveva in mano dei dischetti per struccarsi, che gli servivano appunto per pulire i dischetti da 3,5. È bella sta cosa, no? Cioè, i dischetti di cotone per il cazzo. No, i dischetti di cotone. Scusate, sono morto. Vabbè, funzionano anche per quello, volendo. Non sono mai usati. Quando applichi del fard sulla tua... Esatto, sono delle cose che sicuramente non ho mai fatto. Cose che non hai mai fatto nella vita. Applicarti il fard al pene. Quello, ma anche usare i dischetti di cotone. Vabbè, basta così, basta. Ma io vorrei, visto che siamo... L'Amiga, noi non siamo dei nostalgici, lo sapete, ah, no, lo ripetiamo ogni volta. Ci piace andare nel buco. No, non ci credo, ma mi dici che cazzo è sta... Cioè, ti pare possibile che quello non è per andare avanti ma è una morte? Cioè tu vedi quella roba e dici, ho trovato lo stage segreto di Greggia la Sisters. Invece no. Comunque io volevo un dettaglio, perché io sono già arrivato nell'era dell'home computing dei dischetti da 3,5. Ma ai tempi c'erano ancora anche un altro formato esoterico, che era il floppy da 5 1/4, che erano i floppy veramente floppy, quelli morbidosi, più grossi, certo. che tenevano molti K in meno, ovviamente. E però c'erano i floppy da 5 1/4 e i floppy da 3,5. Sì, assolutamente. Io anche in realtà avevo il tape per il mio povero Commodore, quindi i floppy li ho vissuti solamente a casa di amici ricchi. Ciao, guarda, schermo segreto! C'è qualcosa, si può prendere, adesso lo prendo. E tanto abbiamo le vite infinite, almeno... Guardalo, Tac, non va dentro, devi essere pallina per entrare lì. Provaci. Ci provo. Devi essere pallina, guarda, è pallina. È fatto apposta che rimbalzi esattamente fino alla morte. Se non funziona. Darks 73 diceva: esistevano anche quelli più grandi dei 5 1/4. Sì. Quali erano? Quelli non li ho proprio mai visti. Scusate, sto provando, sto sperimentando. Lasciatemi perdere. Io bravo, sono... bravo, il Germa è implacabile. Il Germa scrive 20, siamo a 20 vite. Eccolo! L'ho preso. Ho preso il passaggino dell'amore. Guarda cosa c'è qua. Festa. Cam fiesta. Gem festa.
Sibertus ci dice che in questo momento sta pulendo dei floppy da 5 e un quarto del Commodore con alcol isopropilico. Bravo, bravissimo. La domanda è: stai usando i dischetti per struccarti? Ma scusa, ma adesso sono confuso, non ho capito il nick, ma sei colui che mi sta aiutando in questa pulizia isopropilica? Perché ho ricevuto un importantissimo messaggio di una persona benevola che vuole aiutarmi a far funzionare il mio floppy. Se avete visto la prima puntata su YouTube di Bentornata amica mia, sapete che il mio floppy fa un po' cagare e che va sicuramente pulito, amato, riverito in qualche modo. Sento profumo di Boss. Ci dicono che ci sono i floppy da 8 pollici e da 12 pollici. Per me da 12 pollici sono dei vinili, nel senso. E questo è un brutto momento per essere stronzi, diciamo la verità. Ma vabbè, buon, grazie. Vai, daglielo tutto. Fagli sentire la punta del tuo turricano. Allora, ti piace? Ma questa è una bocca che si apre. Sì, è una faccia. Solo che purtroppo io ho perso talmente tanta vita, talmente tanti power up, che adesso c'ho sta roba, sta arma di merda qua che non fa niente, ovviamente. Comunque, a proposito di Amiga e di bellezza grafica, possiamo dire che a fine mese, il tripudio del mese dell'Amiga sarà con Lorenzo Cecotti 5, grande balena spaziale, che verrà qua e giocheremo insieme a Another World su Amiga, e poi giocheremo insieme, non un gioco, a Deluxe Paint 3, che Lorenzo Cecotti userà per disegnare un personaggio da picchiaduro. Come mai non il 4? Mi ha detto Elia, questo fetish del 3. Questo fetish, Andrea Fetish. Vuole disegnare un personaggio che si chiama, non è a Bobo, ma vuole disegnare a Bobic. Andrea Bobic, A. Bobic, che è a Bobic. Oh, che musica! Cosa ne dite questa musica? La sentite, ragazzi, è una musica roba. Allora. E non farà Shadow of the Beast, faremo anche Shadow of the Beast. Abbiamo. Attenzione, chi sa dirmi da dove è presa questo nemico? Guardatelo bene, eh? Lo rivedrete altre volte. Oh, sono tornati gli stronzi di Turrican 1, benissimo. Noti come gli stronzi. Blade Zephyroth cita lo Zippy Omega da, certo, da 100 megabit, che era il magneto ottico, se non ricordo male, come definizione. Però non era un floppy, era l'opposto di floppy, era duro. Era un disco duro, Andrea. Era un disco molto duro, ma non era hard. Cioè non era un hard disk, era un disco così. Era una roba. Vai, Monica, raga, che mi si è messo in mezzo. Assolutamente, vai, ricordatevi, vai, che per la partnership avete preparato una puntata cassettina e la faremo. Veramente? La faremo assolutamente, sì, bella. Guarda come non mi fanno andare, guarda come riappaiono in maniera coatta. Bello. Andiamo a prendere allora, visto che riappaiono. C'è un Mattia Ravanelli. Tra l'altro ho anche un altro piccolo annuncio, visto che ormai siamo così, Andrea. Settimana prossima continueremo la nostra programmazione solita, ma avremo il lunedì lo stream dei Keno Svizzeri. Si sposterà, adesso decidiamo, probabilmente il martedì. Bellotta lo scopre in questo momento, ma ne avevamo già parlato. Sorpresa, Bellotta! Avremo un mio caro amico, un genio vero, nel senso, una persona che quando parla mi fa sentire abbastanza stupido. Non che sono sia io, quindi. Non sei tu, Mattia, non potrebbe sei tu. Potrebbe essere Bellotta, però. Quindi non è, però guarda, ecco, è un tipo con una testa. Hola. Testa di Bellotta, che giocherà a Diablo 2. Lui è un vero campione di Diablo 2 ed è anche, possiamo dire, letteralmente un hacker. E quindi ha preparato una run turistica di Diablo 2, nella quale ci mostrerà tutti i segreti e tutti gli exploit. Insomma, vedremo, ci rivolterà Diablo 2 come un calzino. Così, in spregio ai pesci. Io i pesci li amo, ma anche Fabio, li odio. Dimmi. Io che non conosco Turrican. Ma sembra Metroid sotto Red. Stai buono. Sì, grazie. Che bella idea, grazie, Marta, bellissimo. Ci hanno appena proposto un gelato. Cosa c'è di più bello di essere teenager come noi in una stanza a giocare con l'Amiga e morire mangiando gelati? Mi sembra bellissimo. Ciao Beppy Q, sei al lavoro. Saluti a tutti. Vabbè, ma puoi tenerci in sottofondo. Così, gratis. Oppure tanto non dobbiamo dire le parolacce se sei al lavoro, perché possiamo anche farlo. Sì, sì, cazzo. Sentite, è pazzesco. È incredibile cosa, il potere che ci danno i mezzi di comunicazione. Guarda, una roba. E allora, ho vinto una vita e non ho vinto.
Almeno c'è ancora la vita. Nel frattempo siamo in 122 per il Turricano, Andrea. Porca miseria, che senso di responsabilità altissimo. Vediamo se torna. Gaetano Turricano, io non lo chiamerò mai più Turricano, è Gaetano Turricano. E Rino Gaetano Turricano. Ma stanotte la. Ah. Ma tra l'altro vorrei a questo punto sapere se quel Gaetano Turricano così, alla cazzo, è ancora vivo. Chi lo sa? Chi perché lo sa? Magari bisogna chiederlo a Manfredino. Ehi, ciao! The Squiffy, grazie per il follow! The Squiffy, mi sono ucciso guardando il tuo follow, ma sappi che è stato bello morire per te. Andiamo. Gaetano o Turricano, è tipo la pizza più buona del mondo. È tipo surdiato innamorato. Guarda qua che robe, che pizzini. Sto usando poco questo. Questo non è buono. Che bella musichetta. Giocatore anziano scrive: Keno Bisboc, complimenti a Mattia per la zona di Zave. È vero, bravo Mattia, molto bella. Ragazzi, questa è la cosa figa secondo me, che c'è. Noi abbiamo un understatement ogni tanto per i nostri ospiti, ma ragazzi, cioè Bellotta è un genio. No, scusami, Mattia è bravissimo. Mattia è un genio. Mattia Bellotta dirigeva la rivista Nintendo, Mattia è un fisico di un certo livello. È un po' più avanti il fisico. Grazie per le belle parole. Allora, ricordiamo che stiamo giocando con Vite Infinite perché? Per darvi qualcosa che l'altra volta non vi abbiamo dato. C'è un po' di varietà, visto che l'ultima volta abbiamo fatto cagare così tanto. Cioè, no, povero Gigi, non ha fatto cagare, solamente che il Turricano non è sempre. Black Cat chiede al nemico preso da Toki. Bravo, bravissimo. Bravo Black Cat. È così preso da Toki che, se mi ricordo correttamente, è citato nel. Oh oh, c'è qualcuno? Oh oh, mi metterò proprio qua sopra Ciccio qua. Sono sicuro che da qui li farò malissimo, attenzione, colpo di scena, non ne faccio un cazzo, però non è male stare. Però mi sa che magari gli prendi l'occhio da lì sopra. Secondo me sì, No? Sei finito nel. Quello cos'è? È il argento vivo, però ti gira l'occhio. Te balla lurch, è un classico. FBL, fa balla lurch. Ah, vedi che sai. Certo. Se tieni premuto spazio e tieni premuto fuoco contemporaneamente, spari finalmente questo coacervo d'amore. Puoi saltarli sopra, guarda. Addirittura forse li faccio male saltandoli sopra, no? No. Però posso mettergli delle mine, forse. Posso mettere delle mine così, guarda. Ti metto delle mine e tu che fai? Ci niente, pensi. Si fa un baffo. Ti salto per dimostrare che so anche giocare. Attenzione, se ne va. Ecco, so giocare ma non fino in fondo. Si volta, mi tiro una cosa così. Ah, è vero, domani. Visto che ormai. Cioè, vi avevamo minacciato, avevamo annunciato che avremmo fatto un mese con meno stream. In realtà stiamo facendo un mese con più stream, perché domani, allora, domani mattina ci sarà il Buongiornissimo Arcade alle 8:30. Domani alle 2, come al solito, ci sarà il mio retro gaming post-prandiale. E visto che Bellotta è in vacanza, dopo il mio retro gaming post-prandiale, partirà subito. Potrò fare questa roba che ho sempre sognato, Andrea, a dire... Do la linea allo studio in Svizzera. Wow. E continuerà lo stream pomeridiano con Bellotta. E tu sei proprio andato via così. Sì, si prende e se ne va. Allora, Sibilis ci mette in situazione quanto ti guarda. Ma giusta, possiamo cogliere l'occasione per ricordare in diretta che il Babic ha iniziato una nuova rubrica dedicata all'Amiga. L'ho già detto 20 volte, no? No, stasera. Bentornata Amiga mia, la trovate su YouTube e faccio anche un linkino al nostro canale di YouTube e faccio anche un linkino al nostro canale Discord e faccio anche un linkino al nostro canale Facebook, così è... Allora, qua mi ricordo che avevo avuto grande soddisfazione nell'adolescenza perché avevo detto: ma questa roba qua si può distruggere, ma non è che posso salire e trovo i bonuses? Ed ero stato soddisfatto in questa cosa perché effettivamente ero salito e avevo trovato dei bonuses. Quindi... Beh, questo è del buon level design. Stavano cominciando a capire. Dai e dai, gioca e gioca, i giochi giapponesi hanno cominciato a capire che effettivamente. Gogol giustamente a questo punto chiede cosa streama il Bellotta e la risposta è che io non lo so, ma lo sa Bellotta che è in chat. Perché quindi ve lo dirà lui. La prima cosa Bellotta che ho avuto dalla Vittotta sei tu. No, non farlo, bravo. A questo punto è una questione di orgoglio, capito, andare su. Non riesco. Vabbè, fa. Ce la faccio lo stesso o se ho failato. Non ce la faccio perché questo qua non ce la fa. Forse posso farcela dall'altra parte. Scusami, rompi questo e salta di là.
Hai ragione, guarda, sapevo che c'era un premio per me, che sono stato così bravo, con vite infinite, non mi serve a niente, pazienza, vado giù. Anzi, allora, a chi sta tenendo la conta delle vite? Le vite che vengono prese andrebbero sottratte, Certo. La madonna, che festa, guarda qua, tutta una roba, nemici che si spaccano. Beh, hanno sostituito quelle antipatiche palline di Turrican 1 con queste belle mazze ferrate. Quel fatto che la palla, comunque mi ricordo che veramente ci ho giocato tanto, con grande beneficio, perché sta palla infinita ti cambia ovviamente, ti tiene alta la vita, si può dire. Ti metti qua, fai casino, spari mine, non succede niente, escono missili, spari smart bomb, è tutto bellissimo. E poi muori probabilmente, però sono pazienza. Bello, è così. Babic, quello non era un accento da Gaetano Turricano. Salutiamo Pregianza che ci sta ostando in automatico. Se siete arrivati dal canale di Pregianza, stiamo streamando su un vero Amiga. Sì, non è male sta roba del Real Hardware. Devo dire, un dito in culo da setappare, ve lo posso garantire, e ve lo può garantire anche Fabio, che ha scristato tantissimo fino a pochi minuti prima che cominciasse il nostro streaming, perché non andava niente. Perché il capture, è lo scart tu HDMI. Grazie per il follow, e grazie per il follow. Grazie per il follow. Papà, guarda un follow. Papà, guarda un follow. Bella questa. Questa qua me la rivendo. Tipo... ma credo che non siamo i primi a dire grazie per il follow su Twitch, sai? No, proprio davvero. Credo che non siamo i primi neanche per che sbaglio. Che delusion. Pensavo di essere un Mona. Cioè, pensavo in realtà. No, ma sempre... Attenzione, viene premiato. Che trollata divina, bravissimi. Bravissimo Manfred, qua mi hai veramente fatto ridere. Lo rifaccio, mi hai fatto così ridere che lo rifaccio, ma non succede. Vabbè, ho un bel laserone, me lo tengo. Asse me lo tengo. Andiamo via da questo posto un po' così, che perde anche il parallasse. Che poi il parallasse non c'è, perché il parallasse cromatico è allora. Il parallasse cromatico della prima parte di Turrican 2, che avete visto il cielo, è tutto finto, è usato... giocando con il raster, con la possibilità di attribuire il cribbio. Cos'è quella roba che mi ha distrutto? Tre stecche di ferro. Tra l'altro io vi faccio notare il dettaglio fetish del mignolino di Babic che appare nell'inquadratura dell'Amiga, eccolo lì, come i raffinati, come i cafoni che bevono lo spumante con il dito su. Andrea invece gioca con raffinatezza con il suo Amiga. Il tuo? Il mio Amiga. Il mio Amiga è a casa e soffre insieme a me perché... E tra l'altro potete vedere che stiamo usando un vero tubo catodico, che è fondamentale per il nostro godimento, ma è anche fondamentale perché siamo dei feticisti del tubo catodico, e quindi voi potete vedere i colori di Turrican che si riflettono sull'Amiga e sulla fronte perlata di sudore di Andrea Babic. Perlata di sudore? No, in realtà no. È acqua, è pioggia. La pioggia non bagna il nostro amore quando Turrican ti rompe il cuore. Allora, Jax fa le domande giuste. Allora, innanzitutto aveva preso 97 su TGM, mica poco. Vabbè, TGM adesso c'è. E Jax chiede, ci parli della palette, è vero? La palette è molto interessante. Innanzitutto la palette credo che sia a 32 colori e non a 64 in extra half bright come potrebbe sembrare. Ma Turrican aveva, come giustamente andava fatto, una grande attenzione all'utilizzazione di colori in aree diverse dello schermo. Su Commodore, come su Amiga, come in tantissimi altri sistemi, si può utilizzare la rasterizzazione del cribbio per morire così. La famosa rasterizzazione del cribbio. Vediamo se lo rifaccio uguale. No, stavolta no. Guarda che bella questo punto con questa specie di nemici di... Ah, perché vado su tanto. Questo è il momento Zelda, Sì, questo è il momento Zelda, momento tutto. Ci sono altri giochi, quasi tutti. Quasi tutti i giochi di quell'epoca avevano queste figate, perché i platform cominciavano a rompere il cazzo. Quindi si cercavano dei diversivi, degli exotic gameplay. Io potrei andare di là, ma perché quando posso andare di qua e trovare la mia uscita serenamente? No! Ma che? Solo gemme! Mannaggia. Sentite il basso? Però voglio dire, il vento che mi manda su dovrebbe mandarmi su anche quando sto cadendo, non solo quando salto, no? Silver Dracker dice, su Commodore come su Amiga, vi rendete conto che c'è un problema, vero? Beh, certo. Sì, c'è un problema di... Ah, il Commodore. Cioè, il problema è chiamare
il Commodore 64, il Commodore, che è una questione proprio d'amore, diciamo così. Ma vai, Mona, tu l'amore. Scusa, però sono qua. Però dai, in realtà io difendo la definizione, perché di fatto l'Amiga, cioè c'era il Commodore e l'Amiga. Allora, devo dire una cosa, io ho sempre detto l'Amiga maschile, perché siccome su anche per me è maschile. Non per tutti. Nel senso che in realtà l'Amiga, siccome è femmina, la Amiga per molti è... Ah, ma tu ce l'hai l'Amiga? Sono gli stessi che poi hanno detto tu ce l'hai la Wii, per carità, però quindi in realtà insomma è comprensibile, però ultimamente mi piace chiamarla la Amiga, perché femminile, perché va in mona, perché giocandoci ho sentito un gender femminile, ho sentito che era donna verso di me, era come una sorella, una cugina, anzi una cugina, non c'è cosa più divina d'altro canto che giocare con la cugina, si dice così. Ciao Pink Flag, ciao Luke McQueen, siamo sbaglio tanti, siamo in 116 tutto. Per l'Amiga in barba alla finale di Coppa. Tac, guarda tutta sta fatica, tutta per una questa vita. Fatica per una vita che mi serve un cazzo. D'altro canto, che ne sanno i poveri Factor 5, gli autori della conversione. Ecco, questa salita è proprio brutta, diciamolo. Si sono divertiti, secondo me lo pensavano cool. Lo pensavano, fammo sta roba, tutti diranno, che figo. E c'è una merda, vabbè, quindi tutta sta fatica. Ah, perché sono di qua, certo, ha ragione anche lui. Scendo in mezzo, salto su, muoro. Ok, ma posso ammazzarli? Non è anche, vabbè. Whoops! Vaffanculo. Whoops! Dai. Queste percussioni. Whoops! Benissimo. È tutto giusto. Musicalmente parlando, questo è il capolavoro di Husbeck, cioè non c'è. Sai che sì. Sì, allora, nel senso, in termini tecnici, nel senso che X-Out e Z-Out probabilmente come roba, come canali, come figato, la miseria. Senti qua che voglia di Vangelis che c'aveva. Non è voglia di Vangelis, questo qua è letteralmente il tema di Blade Runner. No, Arnie. Che morto orribile! Allora, dice Mattia, dall'altra stanza, penso per delle cose della Juventus. Quindi sappiamo che dobbiamo stare attenti perché lui mi fa il trapanone, vabbè. Il trapanone? Anzi, mi guarda che bella quella pinzetta, che ridere. È una roba che un giapponese non farebbe mai, no? E vaffo. Mollami! Ma è stronzissima sta roba, io sarei impazzito se avessi dovuto giocare bene a sta roba. Beh, adesso, adesso che ho distrutto tutto, ovviamente potrò finalmente colpire... Esatto. Comunque adesso è nota per nota il tema di Blade Runner, eh. Dai, andiamo così. Non pensiamoci. Vediamo se mi molla nel vuoto o se mi rimette a posto. Quindi se è stronzo o no. No. Si rimette a posto. Che bellissimo questo. È uscito in basso. E io scenderò così. Stai scendendo anche la metà roba. Comunque questo giro di basso è tanto Commodoro, eh. Perché in realtà tanto 64. L'osservazione di prima è tanto vera, cioè è vero, l'Amiga che cos'è? È un comodo. Qua sicuramente ci sono i super tricks. One up. Che faccia di me. Ovviamente poi mi fa cadere giù perché no, ti fa tornare qua se non altro. Va bene, andiamo avanti, dai. Giù. Molto bene. E ora su. E attenzione. Tadan! Qua si vola! Avete visto il pod di R-Type parcheggiato lì alla cazzo? Perché, come dire... Ce l'abbiamo ma non l'abbiamo usato. Esatto. Secondo me adesso dovremmo cambiare disco. Vediamo. Mia, che zarri, che ultra tedeschi proprio. No, non ancora. E qua... Capite tutto, quindi c'è quella voglia disumana di essere. Ma perché techno, sulle riviste si parlava della varietà. Perché tu giustamente avevi un gioco, te lo dovevi tenere per un sacco di tempo e c'era caso che ti rompessi i coglioni. E quindi loro dicevano: mamma mia, la musica è un livelli vari, una giocabilità varia. Morire così, tra l'altro, me lo ricordo come oggi questa musica. Questi parallassi incredibili, questa voglia di morire, di non riuscire a prendere un bonus a cagare. Ecco.
anche la bella la cosa di mantenere i bonus della versione a piedi, ma alla Xenesina, ovviamente questo. Guardate come hanno fatto con un bel... quanto è Konami questo tema? È Konami, ma il gioco è totalmente Technosoft. Loro avevano giocato a Thunder Force, mica il Force, però il Force Field. Vabbè, ci vediamo dopo perché non deve mangiare gelato, deve solo soffrire. Questa è... Giocatore anziano dice: Fabio, sai qualcosa di nuovo sul Neo Geo Mini? Io dico una cosa, secondo me è un fake. Mi sembra molto carino quello che si è visto, ma secondo me è fake. Ergonomicamente? No, secondo me no, però ergonomicamente è veramente pesce. Eh? Ergonomicamente è pesce, ma anche il fatto che ci siano i mini marche sopra... non ha senso, cioè ci sono 40 giochi. Non ha senso, cioè veramente non ha senso. Non credo, io non mi puzza di falso, anche perché non ho visto annunci veri. Insomma, a quando un'altra serata sull'altro Commodoro? Molto presto, molto molto presto. Io ve lo posso leggere, inutile che faccio finta di niente. Voi lo sapete che per l'avvento ci sarà la season 2 del Commodore 64 Advent Show, questo è ovvio, no? Assolutamente. Spero che non abbiate dubbi su questo. Che ma Giustra dice: confermo quanto detto da Francesca Zambanni, che immagino abbia detto la cosa giusta. Il sesso delle console Nintendo era estremamente ben definito a livello di canone. Siete assolutamente, proprio c'è uno dei glossari. Non è la Wii, ma è il Wii. Certo. O la console Wii. Esatto. Giusto? E invece per me l'amiga perché è un problema sessuale quasi. Quei pomeriggi infiniti da adolescente, sarebbe dopo da cantare quasi. Quei pomeriggi infiniti da adolescente. Ma vabbè ragazzi, avete un po' giocato ai giochi Konami? Appena appena, eh? Cioè, guardate che gelatino mi ha portato Marta. Il cribbio. E qua è solamente la forza bruta dell'uomo contro le palle oculari. Però quel fatto di avere la barra di energia, tutto sommato, non è esattamente un dammaku, ecco. Però va fatto. Sto sparando contemporaneamente alla stessa velocità con la barra spaziatrice e con il pulsante del joystick, che non serve a niente, solo per lo show, ma lo show è importante. Bella lì. C'è dello Strider in questa arma, c'è tutto in questo gioco. È la cozzaglia definitiva di roba giapponese filtrata dal Kraftwerk. E questa parte è bellissima. Vedete, ma come? Parallasse? Adesso vedrete cosa succede, perché non ho messo il parallasse. C'è tutto, c'è veramente tutto. Dark73 ci propone Henry's House. Lo conosci, Andrea? È la faccia del cazzo, ragazzi. Stiamo scherzando. Uno dei capolavori di Chris qualcosa. Giovanissimo, è programmato a 16 anni, il tipico gioco che fa impazzire i magistretti. È molto bello, è molto bello anche nella versione Atari, ma forse la versione Commodore è un filo più figa, dai, diciamo. Roberto Cyber ci dice: ma quanto era bello Turrican 2, siete fantastici, complimenti, grazie. Ragazzi, Roberto. Tutto merito di Turrican 2, noi non abbiamo fatto altro che giocare, peraltro come dei poveretti con vite infinite, perché siamo questa sera poveri di spirito, ma lo sapete che ora mi sono svegliato stamattina, poi è venuto l'idraulico, poi cazzo, sono andato in ufficio, un casino, cazzo. Quindi guarda questo scrolling che ci percula. Questo è R-Type, guardatelo. Proprio lo scrolling. Sì, ma comunque c'è Technosoft a manetta. È Thunder Force 3, credo. Qualcuno sa dirmi se effettivamente l'ispirazione di questa parte, come sembra a me, è Thunder Force 3? Perché a me pare di sì. Allora, in chat innanzitutto si sta ventilando lo Wii e lo Commodore, che lo come l'avrebbe chiamato Torquato Tasso. Lo Wii e lo Commodore. Bene, sono i robot di prima, però che adesso ci gli schiantiamo di... Guarda questi laser di R-Type, solamente che rimbalzano dalla parte sbagliata. Molto bella sta cosa. Beh, comunque a livello tecnologico impressi. Ma beh, scusa, il Force Field non è fantastico, cazzo? È proprio Salamander aggressivos. In realtà è esattamente il Force Field di Katakis, che era il gioco che, come sapete, fece Trance per 64 e poi viene convertito da Factor 5 anche su Amiga, scatenando la causa di Activision perché era uguale a R-Type secondo loro. E poi, come cantai la volta scorsa, dopo aver fatto
minacciato la causa a Rainbow Arts, dissero: vabbè ragazzi, visto che avete fatto questo clone di R-Type così figo, perché non programmate R-Type? La conversione per Commodore 64 per Amiga, e così fecero. Quindi double win, niente causa e ti facciamo fare pure R-Type. C'è una bella storia tra l'altro su R-Type che forse non vi dirò adesso, però ve la dico. Esisteva un'altra versione per Commodore 64 di R-Type che non fu mai finita, anzi vedono mandati a calci in culo via gli sviluppatori perché ci stavano mettendo troppo, che era addirittura meglio, pensate, della... Cazzo, anche questo è un plagione, queste rocce così sono un plagione totale di... non mi ricordo, qua parte la velocità dura. C'è dell'Iron, questo è chiaramente Mr. Ely, questo personaggio che... Sì, diciamo... assolutamente, l'abbiamo giocato di recente. No, uscito, l'ho preso, attenzione, l'ho preso il bonus segreto, quindi appare la scritta Kataki Sleeves. Geniali, e via, si parte con i bellissimi... Ciao, qua vabbè, e qua andrà come deve andare, perché è veramente dura, Qua ti ammazza, se non impari... Io mi domando come ho fatto a finire questo gioco con un... Cioè, con un credit, e l'ho fatto, Per qua dire... all'improvviso abbiamo comunque un tema da Guerre Stellari, da Impero di Guerre Stellari. Una volta che spacchi uno è facile. No. Pink Flag, Henry's House non si era già visto in una vecchia serata con Auletta, forse ancora i tempi di Xbox, potrebbe essere possibile. La casa stregata, probabilmente giocato in versione edicola. Ah, sì, ho capito, sì. Uso i due tasti del Competition Pro per fare prima, non funziona. Ho provato, non funziona. Uso i due tasti del Competition Pro per fare prima, funziona. Ora devo distruggere prima il suo sgonfiotto lì. Bello questo sparo, guarda come lo sparo, che sono proprio bravi. Allora, hanno capito tutte le cose giuste, poveretti, solo che erano crocchi. Se fossero stati giapponesi, questi qua erano ancora a fare Gradius, ma sicuro. Doppio tasto! Arma segreta! Ma poi questo, cioè, questo sfondo è bellissimo, è un blu bellissimo! Oh, così si fa. Bene, sono molto contento di aver preso il bonus segreto perché mi sono ripromesso di prenderlo e poi l'ho preso. Siamo a 50 vite, Andrea, In che senso? Usate? Usate. Buono. Guardate il parallasse, che bello! Questo è fighissimo! Tre layer di parallasse, probabilmente fakeati. E qua si va. Qua. Momento Battletoads. Qua tra l'altro anticipa, è incredibile perché anticipa Oshaberry Parodius Forever With Me del Super NES, che ha la sequenza praticamente uguale, però è uscito dopo, secondo me. Provate a guardare quando è uscito Oshaberry Parodius, ma sono al 99% Chris. Sono al 99% Cristo, quella toccata e fuga sotto Metal. Ascoltiamola. Sembra anche Tsukasa Masuko, quello di Blazone e di Bomjack. E tra l'altro è Scramble. Ma senti che riffone di basso. Yeah! Bisogna andare avanti e andare indietro, non è facile. Beh, che cazzo. Cioè questo è puramente per il divertimento di fare le gag divertenti. Beh dai, è classe. È assolutamente un gioco di classe. Non è facile essere crocchi di classe. Stavo dicendo giusto Scramble, dicendo. Bello occhio. Questo qua è bello, questo è copiatissimissimo da Thunder Force, ma è bellissimo. Lo scrolling dietro è completamente mindfuck, è bellissimo e siamo felici. Questo è proprio, lo scrolling si vede che c'era la demo scene su Amiga. Sì, sì, totalmente. Siamo felici, felicissimi di dirvi che questo è a 50 fps per voi come l'originale. Non lo vedete male, lo vedete come dovreste vederlo, presumibilmente, insomma. Ma domanda al pubblico: se io vi proponessi una serata di demo scene proprio dell'Amiga Real Hardware, commentata da qualcuno veramente della demo scene italiana, vi interesserebbe? Starless dice: ho la nausea. Avrai mangiato la cozza maledetta. Avrei letto Sartre. Bella lì. Oh, mi sto spettinando tutto. Non sopporto di presentarmi così in streaming. Bene. Guarda che bel pubblico. Dico, vi propongo demosini in Real Hardware su Amiga. E c'è una sassaiola di gioimenti. Ok, questo è il momento in cui bisogna cambiare. Attenzione, qui ci giochiamo tutto. Se Fabio sbaglia, esplode. Esplodere vuol dire guru meditation.
sono, l'ho già fatto oggi. E vai! È andata! Benissimo. Bam! Atterro distrutto. Oh, questa è la musica più bella dell'Amiga. Basta. Cioè, è vero, tecnicamente ci sono cose superiori, ma questa musica... Abbiamo iniziato con 3 vite, quindi Andrea ha vinto 25 vite. Stiamo usando, per chi avesse appena visto questa scena, un vero Amiga, sì. Con un vero trainer. Con un vero trainer e con il Gotek, che altro non è che l'emulatore di floppy, o meglio, non è un emulatore... Cos'è tecnicamente? È un'interfaccia IDE comunque. Si entra nell'Amiga, si collega esattamente un simulatore, si collega esattamente allo stesso cavo del floppy. L'Amiga lo vede esattamente come un floppy, ma gli diamo in pasto delle tramite USB le immagini dei floppy dell'Amiga. Attenzione, anche perché... ho trovato una cosa segreta bellissima. Che figo, Andrea. Power up, power up, power up. Smart bomb, smart bomb, smart bomb, smart bomb, smart bomb, smart bomb. Senti che leggerissimo Depeche Mode. Andavano abbastanza i tempi. In Germania dici che andavano? Non credo. Mamma mia. Mi fa impazzire sta musica. E non la sento da 20 anni probabilmente. Con il vero Babic. No, Babic è emulato. Babic... Sono un robot. Solo per ascoltare la musica. Ma poi tra l'altro Evolve, a un certo punto c'è un momento discendente, una roba che sembra i Beatles. Fin qua sono Depeche Mode, a un certo punto si libera come anche Depeche Mode poi in realtà sanno fare a volte, quindi... Babic in real hardware. Questo? Ah, vedi che c'è nel Trix. Se avevo avuto un P, eccolo qui, P. Laser shield. Sono i temi che usava Martin Gore, dice il nostro Ash. Alla fine i Depeche Mode sono i Beatles della loro era. Posso cagarla fuori dal boccale? Ma sì. Tutti quanti Duran Duran. Tu problema... caghi nel boccale, tra l'altro, a casa. Non ricordami di ordinare mai una birra a casa tua. Ti ho mai offerto un boccale? Chiedi non mi hai mai offerto un boccale. Perché ti voglio bene. E neanche un bucacche. Vabbè, insomma, comunque. La cosa importante è che... Cioè, adesso è una mia teoria, così che viene. I Beatles sono talmente grandi che negli anni 80 si sono dovuti scorporare in almeno 3 entità, che sono i Duran Duran, i Depeche Mode e, a sorpresa, vi dico, gli Orchestral Maneuvers in the Dark, che sono un gruppo assolutamente... Quelli di Enola Gay, no? Esatto. Quelli di Enola Gay che io, colpevolmente, non ho mai cagato all'epoca, ma sto ascoltando tantissimo adesso e sono molto fighi. Io colpevolmente conosco... Enola Gay e Electricity. Certo, ma perché come me devi ancora scoprirli. Guarda com'è bello, bello level design. Ah, bel level design. Va detto che è Metroid 100%. Questo il level design con la pallina che ti porta nei posti dove ci sono le palline. Ancora. Bella, ma è la adesso prima un cazzo. È il livello della cuccagna. Smart bomb inutili che fanno apparire inutilmente altri di questi jukebox. Cosa sono queste robe? Sono dei jukebox. Sono dei cerottoni di amore. Ok. I cerotti alla nicotina. Tutto questo per niente. Magari qua riesco ad andare su con la pallina. Sarebbe bello. Sarebbe stato un po' troppo bello farmi. Non farmi backtrackare, Lasciatemi backtrackare. Ancora! E la Madonna! Io vado avanti, cioè voi me li date. La nostra Enemy stava litigando con l'armadio, qualunque cosa voglia dire. Guarda, proprio oggi ho litigato con l'armadio, cazzo, mi è venuta in testa una roba, mi è dato un fastidio, vabbè, quindi vedi che ti capisco. In realtà mi ricordavo che partisse il tema, ma non parte, forse partirà adesso, andiamo di pallina, dai, tanto è la fine del livello, chiaramente, assolutamente no, non è la fine del livello, non solo è la fine del livello, ma è un warning al fatto che probabilmente più avanti dovrò stare attento a non cadere in questo buco.
Il video del montaggio del Gothic lo caricherete e una serata sulla musica su Amiga. Allora, il video del montaggio del Gothic sì, è che in questo momento sono impegnato a montare la serata del... In questi giorni ero impegnato purtroppo dalla cozza maledetta, ma sto impegnato a montare la serata che abbiamo fatto al Métissage, ma poi ho lì pronta anche il montaggio del Gothic, anche se è veramente di una semplicità estrema, ma lo pubblicherò quanto prima, in effetti. Non posso dire che sto riprendendo la mano e tutto sommato non sto neanche morendo tantissimo. No, infatti è diminuito il numero di morti. Bounce. Anche perché in sto livello mi stanno dando una quantità di roba che non si capisce. È quasi preoccupante, eh? Sì. Quando un gioco ti dà così tanti bonus... Ma è l'ultimo livello? Sei sicuro? Sì, c'è ancora tanta acqua. Mi ricordo tanta acqua. Tanta acqua e forse anche proprio un livello che si chiama... Una musica che si chiama The Great Bath, che a meno che non sia questa, non mi ricordo. Voi, grandissimi esperti di Amiga, vi ricordate? Qual è il brano? In che livello c'è il brano che si chiama The Great Bath? Ho un po' paura di cadere in quel buco lì, perché secondo me quello è il buco di prima che non ci devo andare. Assolutamente sì, quindi vado di qua. È infinito sto livello. Avete notato questo dettaglietto? Questo livello? Allora, Ross Wilders dice ultimo livello Alien. Infatti. Poi c'è il livello Sub, The Great Bath. Esatto. Dove c'è tutta l'acqua. Vedi che il lo secondo. So. Ma vedi che lo so. Io vado di qua, non so. Basta questi power up del merda, mi servono un cazzo. Attenzione, colpo di scena, si rompe il pavimento e cado giù. Cado giù e finisco, vaffanculo, contro un boss gigante. Va bene, sono pronto. Non ho paura e muoro, per forza. Subito così, con i boss bisogna andare giù duri. Bello però, eh. Avevano un po' giocato anche ai vari Wonder Boys. Io vorrei capire come facevo, come ho fatto a finire sto gioco con una solo crate. Perché me lo sono scritto sul... Ah, ecco perché era stronzata il boss, per quello ce l'ho fatta. Allora, le serate al Magnolia le abbiamo registrate, sì, ma purtroppo l'audio è venuto molto male, quindi rimedierò, siccome devo fare della manutenzione anche al mio cabinato qua dietro, inviterò Gabriele, che è il nostro grande esperto di cabinati, nonché amico e aiutante sul fronte arcade, e quando cambieremo il monitor del mio cabinato, streameremo tutta l'operazione. Ecco. Sei di nuovo qua. Ok. Allora vado giù. No, questo era il fucking buco. Stronzo. Bello questo, non mi piace. Quella della Scoin invece è venuta benissimo e la sto montando. Quindi abbiamo capito che è così, il boss è di là, qua c'è già stato, non c'è più nessuno. Ma giusto, ultima sigaretta e poi vado a Nanna perché domani mattina mi devo alzare all'alba. Il gioco me lo ricordavo meno bello. Sarà anche per la compagnia giusta, ma è proprio divertente. Beh, grazie sì. Ma giusta, ti vogliamo bene. A questo punto, guarda, sappi che non avrai scuse, devi venire qua presto, lo sai, ma giusto, vero? Tutto il giorno, puoi dormire da me sulle schede, ma giusto, se vuoi, non preoccuparti. Che serata facciamo quando viene il Magiustra? Lo sceglierà il Magiustra, per Dio. Assolutamente sì. No, ti piacerebbe, eh? Te piaceria. Allora, Wildstar dice... Ho shottato 330k no. A slalom. Lo so. Ah, dice, lo so. No, come 380? Cosa 330, 330. Lo so, non è mai, secondo me, sei record mondiale. Allora, io ti ricordo che esiste un punteggio di 350.000. Non verificato, però in realtà è successo, è su videogiochi. Mi pare che fosse 350.000, quindi... You got a long way per il world record, ma allo stesso tempo sei... Beh, ma non verificato perché era scritto... Ma avrebbero potuto usare un cheat, ma comunque giocando molto bene, perché... Comunque, buono, non so.
ai tempi di videogiochi già usare un cheat, le pokes, andare a suon di poke, il reset, e beh vincevi la che succede? Lo so, wow, il telefono di Fabio ha le cozze, esatto. Direi che questa strada profuma di buono, ve lo dico, ma sento profumo di strada giusta. Infatti c'è un exit. Però è impegnativo, è stare qui con le manine a cipollare. Oh, dobbiamo cambiare di nuovo floppino. Ciao Magiustra, ci vediamo domani. Sentiamo qua. Wildstar, che te devo dire? Sei forte, come dice Celentano, sei forte. Se forte, mi piacerebbe molto che tu lo potessi registrare anche con un telefonino, semplicemente per vedere come fai, perché tutto nella seconda parte, negli ultimi tre stage, lo sai benissimo, no? Cioè come riesci a calibrare bene il delay tremendo che ha, il ritardo che hanno i... E qua guarda, questa voglia di Castlevania che non vuole sentire ragioni. Che batteria discreta. I sempoloni un po' rallentati del com dell'Amiga. Beh, ha scoperto che abbassando i sample erano più fighi. Benvenuto nella Vapo, come esatto. Sì, un filo di Depeche, un filino di Depeche Mode in questo. Senti questa campanellina dell'amore qua. Queste che mi tirano le bombe e qua cominciano i cazzi. Però questa è la musica con la discendente che dicevo prima, che è stupenda. Quando parte sentirete che roba, ragazzi. Questo leggermente Depeche Mode. Castlevania con i Depeche Mode in background. Cazzo, ha capito? Allora, parte in effetti, sì. Parliamo del fatto che non è stato ancora fatto un gioco su Depeche Mode. Sentitelo. Mr. DVG 1975 dice: complimenti per questi streaming, ragazzi, e per la scelta dei titoli, davvero superlativa. Grazie. Grazie. Penso che noi siamo dei mona e quando diciamo. Diceva, ma mettiamo Turca, ma non sarà un po' commerciale? Questo dicevo io. E mentre Fabio diceva, ma che cazzo dici? Perché ovviamente noi qui siamo persone abbastanza forbite, ma nel backstage discutiamo amabilmente su quello che va fatto, sulle scelte da operare per farvi felici, ma anche per giocare roba figa. Guarda che bella morte così. E Iaci, mi rifiuto di smettere di mangiare cozze. Quindi mi ripropongo di cucinarmele io, facendo una doppia cottura al più presto, così non mi passa la voglia di mangiarle, perché sennò io amo essere onnivoro e oggi, se non le mangio... L'altro ieri è esordito su... Non mangerò mai più cozze, esatto, vero? Su Google Trends, che merda le cozze, proprio tipo no. Sentile, sentile. Cioè, è bella come l'alleluia, alleluia, capito? La, 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 la. Qua. E poi riparte. Citano Sword of Sodan? Beh, nel senso, lo citano per sbeffeggiarlo. Ma tipo fare una serata a giocare a Sword... L'abbiamo giocato Sword of Sodan? Sì, nella serata a giochi di merda. Nella serata a giochi di merda. Sì, vabbè. Una vecchia serata che trovi su YouTube. Cioè, allora, Sword of Sodan, ragazzi, è stato, sono giochi importanti. Importanti nel senso che sono giochi che non danno niente veramente al mondo dei videogiochi, ma che hanno un impatto disumano, un impatto enorme. E l'impatto per chi c'era vuol dire tantissimo, ma non solo per nostalgia, perché è l'impatto culturale. È come il famoso Drunken Master su PC Engine, che era un gioco di merda, ma tu su TGM vedevi le immagini del personaggio alto come lo schermo e... E quell'impatto lì è importante, perché è il cutting edge. Guarda che bello qua, morire tantissimo. Sono un po' andato alla leggera dentro questo allora, piccolo nido di merda. Attivissimo. Innanzitutto Nygorn ci sto. Pink Flat chiede... In che senso ci sta? Mi ha invitato a mangiare cozze in Sicilia e dico di sì. Minchia, anch'io dico di sì mangiare cozze in Sicilia, vaffanculo, è fantastico. E Pink Flag dice: arriverà mai una serata Super Mario Maker? Secondo me prima o poi non ci possiamo sottrarre. Ah, non so se c'è già stata tra l'altro. No, non c'è mai stata. Come no? Ma stai scherzando? Sì, c'è stata. No. Sì. No. Su Hitbox. Con Mattia. Assolutamente. Sei sicuro? Assolutamente. Beh, potremmo quasi rifarla. Sì, potremmo rifarla, perché l'avevamo fatta all'inizio di Mario Maker, quindi ancora non era successo tutto quello che succedeva.
Io credo che Mario Maker uscirà su Switch, ve la dico lì. Anche secondo non me. So, non so se stiamo parlando di profezie di 3. Tra l'altro vi preciso che è vero, io ho fatto Mario più Rabbids col team di Milano, ma vorrei farvi capire che quando dico io credo che uscirà... Non sei un cazzo. Non sono un cazzo, esatto, cioè nel senso, con tutta la più buona volontà, ma insomma... Siamo... Beh, possiamo dire che abbiamo un progetto per l'E3 con Diz, che probabilmente ci sta seguendo adesso e in ogni caso lo salutiamo. Ci stai seguendo? Butta un commento così la gente può cliccare sul tuo nickname e seguire il tuo canale, perché anche lui stream ed è molto bravo. L'abbiamo conosciuto perché ha dimostrato il suo valore a Track and Field. Grandissimo. Nella serata... Last Coin, nella serata Last Coin, che un giorno quando le cozze ce lo permetteranno vedrete, perché non è facile montare quella roba. Respect Fabio, perché è perché... lunga e grossa, più che altro sono file da 30 giga l'uno, esatto, perché sono in... il problema è che si vede bene, quindi bisogna, esatto, bisogna rendere giustizia a quella cosa lì. Allora, Caterina, ragazzi, mi sembra di aver capito che fate serate in giro. Se sì, che cosa fate? Allora, dove stai tu? Vediamo. Caterina, io suono molto spesso in giro. Io suono il mio Game Boy. Guarda, questo è uno dei Game Boy che uso per suonare. Faccio concerti di musica 8-bit. E se cerchi semplicemente Kenobit su Facebook, o comunque c'è anche un link qua, trovi la mia musica e tutti i concerti che faccio in giro. Ne faccio un bel po'. Di serate di retro gaming invece ne facciamo pochissime, perché così viene più gente. No, no, ma più che altro perché gli streaming ci piacciono di più, sono più facili da organizzare e ci danno un risultato più grande, perché di fatto ci potete seguire da tutta Italia, ma anche abbiamo amici a Dublino, abbiamo amici in Giappone che ci seguono, mentre invece ovviamente se facciamo una serata a Milano, a Torino, quello che è tutto molto più limitato. Però per esempio questo sabato suonerò a Torino a un evento che si chiama A Bit of History, e la domenica ci sarà una chiacchiera con me e Emilio Cozzi, tra l'altro, e tanti altri amici di TGM, gente buona, e però sarà una chiacchiera. Organizziamo serate di retro gaming dal vivo pochissime, e quando lo facciamo però, Kate, stai tranquilla che lo spammiamo come dei dannati qua su Twitch. Tendiamo un po' a farle a Milano come zona per varie ragioni, o a Trieste succede anche per altre varie ragioni. Non so dove sei tu, ma sì, c'è una cosa che noi faremo io e te, Fabio, lo sai. Non so quanto lo hai ancora annunciato o no, ma non l'ho ancora annunciato. Beh, allora per succedere una cosa dove appariremo sia io sia Babic in Toscana. È decisamente in una situazione anomala, se non altro per me. Molto quindi... bella, e ci sarà sia musica, sia retro gaming, sia sia Kenobit, sia Bisboch. Quindi però al momento è ancora un progetto non top secrets. Soprattutto non è un progetto solo nostro, e quindi non possiamo dire ancora niente, ma sarà molto bello. Passerotto chiede dove a Torino. Non mi ricordo. Fantastici questi, enormi. Passerotto cerca A Bit of History, ma comunque domani pubblico tutto sulla mia pagina di Facebook Kenobit. Farete un'altra notte folle per i tri con i ragazzi di Every Eye. Allora, scusate l'epilessia, ragazzi. Grande che però sei passato. Sì, ce l'ho fatta. Allora, durante questo i tri, purtroppo, cioè purtroppo, io sarò. Vabbè, sta esplodendo. Guarda, lo sta esplodendo questo effetto. Vabbè, ma perché lì siamo in 160p per. Allora. Il Nemix Club, sì, lo conosciamo, ma ci sono delle belle realtà a Milano adesso, anche il 404, sono veramente belle, cioè 2 anni fa, 3 anni fa, 4 anni fa, 20 anni fa, 100 anni fa non c'erano queste cose, questi posti dove poter giocare retro gaming così, quindi Milano è... Io sono uno che ha rotto il cazzo su quanto, ma Milano, rifallo, vuol dire che c'è il doppio cambio.
sono uno che ha tanto rotto le balle, Milano, Milano, però la verità è che Milano sta diventando veramente un bel posto, cioè posso proprio dirlo. Attenzione Andrea, la vedo grigio, eh? No, vai tranquillo, vai tranchigio. E allora, e vai con l'alienazione, ragazzi. Bam! Qua in pratica lui vuole che gli metta il secondo disco e poi che gli rimetta quello prima. Succede. Ah, ma che cazzo c'è? Poi questa roba di Alien ha fatto veramente una roba che... Ha fatto il botto. Che taglio. Kenobispo, ci avete avuto altri contatti con l'ufficio Ciclope? Guarda, abbiamo avuto... Ti leggo un messaggino. Perché è molto carino. Ci siamo sentiti io e Paolo. Che mi ha scritto? Grazie Fabio, è stato un piacere, lo sarà di nuovo. E lo sarà veramente, perché lasciate che vi mostri. Non lo faccio mai. Non lo faccio mai in streaming, ma vi faccio vedere lo Spectrum. Faremo una serata dedicata a Spectrum Diamond, che è il meraviglioso documentario sullo Spectrum e sul Jet Set Willy. Di Opificio Ciclope, e faremo una serata con lo stesso formato, quindi chiacchiera con Opificio Ciclope e proiezione con i diritti, perché con i detentori dei diritti di Spectrum Diamond, che per me è ancora più bello. Senza dubbio, dei 50 videogiochi più belli di sempre che abbiamo trasmesso. Nel senso che con i 50 videogiochi di sempre vi siete divertiti, con Spectrum Diamond vi flasherete, si può dire. È un capolavoro, secondo me. Guarda qua, che xenomorfaggine. Un cervelletto non buono, il cervelletto fa male, lo scopro adesso. E questo è l'ultimo livello. Oh yes! Che brutta gente. Bello, perfino il blocco che mi dà le robe fa cagare. Oh, ecco DisTV. DisTV, fate un follow al nostro amico DisTV. E dicevo, in vista degli tre, non succederà mai, ma noi vogliamo fare il rito di evocazione di F-Zero. Quindi giocheremo in real hardware a F-Zero. E con giocheremo intendo, lo giocherà Diz, che lo sa. Diz lo sa, e dopo averlo visto giocare a Track and Field, io gli credo. Sì, tendenzialmente anch'io. E quindi faremo prima degli tre il rito di evocazione di F-Zero. Certo, allora, la cosa bella è che possiamo creare comunque un lore, nel senso che, certo, facile giocare a Track and Field, ma voglio proprio vederti giocare a F-Zero, così tipo wrestling, no? Queste finti feudo. Fight tra canali. Esatto. Fight tra canali. Cos'è? Non ho capito niente. Vabbè. Comunque. Ancora questi bellissimi. Che. Ah! Ho provato a sparare, ma non è servito. Non è bastato a distruggere i più brutti sprite di tutto il gioco. E forse anche tutta la saga. Perché Tarikan 3, cosa sapete voi, ragazzi, di Tarikan 3? Sentiamo un po'. Ma il livello acquatico se lo sono mangiato le cozze, in effetti. Ma allora, non capisco, sinceramente. Sono un po' confuso. Questo è l'ultimo. Sì, questo è l'ultimo. Lo riconosci perché gli ultimi livelli di Turrican hanno sempre una musica tirata via col culo. In questo caso con la bellissima gag del cuore. E gli effetti sono un po' così. Proprio la lingua di Alien. Miseria di Dio. Sono spariti, quindi posso andare un po' di qua, un po' di là. Mamma mia, che due, ho dovuto usare la pallina, la palla pazza che strumpallazza. Logan dice, l'avete già fatto il livello acquatico. Ma mi ricordavo che fosse più acquatico. Guarda che bello, arrivi qua da lui, gli tira una sacchignata di bombe e metroido te ne vai. Basta, non così tanto, vattene un po'. Anche la Atari ST rida vendetta, ma voi non sapete che Resident in Kenobisbotch c'è un Atari ST e uno scimmiato di Atari ST, che è il nostro Bellotta. Esatto, ragazzi. Ma sì, ma infatti, cazzo, io che non ho mai avuto l'Atari ST, ma neanche mai giocato vero. Vai con le mine. Fai saltare sti piccoli stupidi. Beh, sai cosa potremmo fare con l'Atari ST? Pulirci. C'era una. Questa ve la racconto.
c'era su, non mi ricordo se su Zapp o su TGM in realtà, venne mandato alla rubrica della posta una lettera di uno che praticamente scriveva: ah, amica che figa, Atari ST sta bene nel VC, vaffanculo, siete tutti stupidi, eccezioni di merda, così. E l'hanno pubblicata con nome e indirizzo, perché, e poi sotto, svellicati dalle risa, dicono: ah, sapete cosa ha fatto questo? Ha scritto la lettera, poi l'ha messa nella busta, ha messo il mittente e poi si è reso conto che forse una lettera di insulti non era il caso mettere così col mittente. Quindi cosa ha fatto? L'ha coperta col bianchetto, quindi ovviamente si vedeva perfettamente in controluce il nome e indirizzo, e loro gliel'hanno pubblicato. E questo qua probabilmente ha ancora la testa nel culo che piange. La testa nel culo che piange. Sì, non mi è venuta in mente un'immagine più calzante. Come al solito, la totale sbilanciatezza di questi level designer. Cioè, prima 8000 cazzo di pod, robe segrete, su un cazzo, 2 gemme, un calcio in culo. Comunque Passeotto conferma: il livello acquatico era all'inizio e The Great Buff era lì. Sì, pensavo più acquatico, eh. Comunque, per l'Atari ST, a parte le cose di Bellotta, la prima volta che capita al mio amico Guem a Milano, organizziamo una serata musicale sull'Atari ST, perché Guem è il programmatore di Maximizer, che è il tracker, il tracker è il tracker per Atari ST, e che lui usa con grande effetto, fa della musica elettronica fenomenale, oltre ad essere un genio e è proprio una bella persona. E quindi, come in passato eravamo ancora su Hitbox, abbiamo avuto ospite Citrix dall'Australia, ti ricordi, che aveva fatto proprio un set con l'Amiga. Era stata l'unica apparizione Amiga su Kenobisboch in real hardware, tra l'altro, se ti ricordi. Ma forse tu non c'eri. Cioè, no, c'eri. E lo faremo, ma con l'Atari ST, con Guem, la prima volta che capita. Insomma, una roba che mi dà grande consolazione è che non finiremo tanto presto la roba da fare. No, assolutamente. Una roba interessante, ecco, magari voi che siete italiani. Sì, Ash, era lo stesso che usava Mega Drive. Citrix. Come mi dice? Voi, vabbè, siete un pubblico magnifico, quindi lo sapete, però va detto per i meno attenti e per i più amichisti, dice: ma perché fare musica con l'Atari ST? Ah, no, Atari ST merda. La cosa dell'Amiga, figo. Però in realtà la concezione del suono dell'Atari ST è completamente diversa. Ma non è che mica che sono caduto all'inizio del livello, mi suicido, mi ammazzo veramente. C'è quasi una musica sullo sfondo nel frattempo. Il fatto che non ci sia nessuno da uccidere mi fa veramente pensare che sono un livello idiota in cui devi andare a sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, destra, senza sempre di più, e se cadi riparti all'inizio. Tanto quello lì è morto, ma mi uccide. Ma fa male. Vabbè, detto tanto, bello non è. Questo continua a avere questo suo pistolino, come si chiama in termini tecnici, la roba di Alien. Penso proprio di sì, penso proprio di essere stato trollato malamente, finito nel lato sbagliato. Sai che Ross Wildstar, l'Atari si tira poverissimo in quanto ad audio, sai che lo senti nelle mani di Guem, esattamente, e suona questo in una maniera paurosa. Fa dei lead con una pulse width modulation che, come PWM, secondo me è più cicciona del Commodore. Poi ovviamente il Commodore aveva i suoi filtri, aveva tutti i suoi pregi, ma a livello di campioni è una roba pazzesca. Anzi, ti invito a cercare Stu, STU, e il pezzo che devi cercare è Atari Underground Chiptune Resistance, che è uno dei miei pezzi chiptune preferiti. No, non cadere, Andrea. Sì, che bassetto. No, perché è proprio quello, cioè una concezione diversa della musica, un uso diverso del tracking, bello, bello, veramente merita sempre. Caterina dice: sono pronta al ban del canale. Avevo tutti, e ripeto, tutti gli Zap, dal primo all'ultimo, bruciati tutti i primi anni 2000 per districare. Sì. Hai bruciato tutta la collezione di Zap. Mi affascina molto questa ragazza. Devo dire che l'idea di bruciare, cioè non è che ho buttato via, ho bruciato. C'è un che di rituale che è molto bello. Perché effettivamente devo buttarli via, ma io li brucio, ma non ve li do, fottuti merdi di eBay. Perché devo darvi
devo guadagnare 1000 euro quando posso bruciarli. Respect, mi piace, mi piace. Ma dove li hai bruciati? Sono pure tanti. Vabbè, nel caminetto un attimo, eh. Nel caminetto? Cosa sta succedendo? Nel caminetto. Cioè, qua se vado giù è la fine, tra l'altro. Veramente pessimo sto momento. Paranoia brutta. Tantissime gemme che non mi servono un cazzo. Metroid, è un momento facehugger. Sì, anche perché non riuscivo a liberarlo. Forse devo fare così, come si completa una persona seria. Smanettare. Fahrenheit 451, che bella chat che abbiamo. Questo è, si è suicidato. Ma no. Questo ormai è abuso di questo potere bellissimo. Aspetta, ma tu non mi hai mai detto questa cosa che hai appena scritto in chat? Che sei ex capitano della nazionale di Trackmania. Ma devi, dobbiamo ma fare devi... una serata Trackmania. Io sono una sega Trackmania, ma lo amo. Devi farmi tutto Trackmania Sunrise, per favore. Tutta la modalità puzzle di Trackmania Sunrise di seguito, per favore. Ma grandissimo Diz. Ma Diz l'ho visto. Diz, se non ricordo male, giocava grosso anche a Quake. Cioè era proprio cattivamente potente nella prima ondata di sports, quando si chiamavano ancora i cyber games. Che bello, ma perché devono chiamarsi sports? A me fa cagare il nome e-sports. Che morte bellissima. Hai visto come mi ha cicciato? Credevo ti facesse solo male. Ma ciccia. È incredibile che non sia ancora successo fino adesso. Speriamo che questa roba in cui sto andando sia il posto giusto. Comunque fa una paura. Bravo, 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 bravo. Quante vite siamo? Spero che avete perso il conto, ma siamo a 150. 69, 70. Beh, non è male. Ma Gerva, a quelle 70 hai sottratto le 33 che ha vinto oppure no? Assolutamente, Diz. Sappi che comunque guarda che vita. Praticamente è come vincere una vita. Nel mio cuore c'è Sunrise. Secondo me il Nippon Sunrise, il più che nobisbo c'è da fare anche in termini di retro gaming è Sunrise. Cazzo è Sunrise? Trackmania Sunrise. Ah, okay, scusa. Per farti capire la mia conoscenza. In realtà ci ho giocato un casino a Trackmania. Mamma mia, che bello. Ci abbiamo giocato anche tanti insieme, ti ricordi? Nella mia casa vecchia. Me ne tornate le vite adesso, vero, bravi. Ehi, hai visto? Sì. Forte. Mi stava anche togliendo energia. Insomma, potevo fargli più male. Nippon 6, prima o poi anche quello. Ma dai, che bei ricordi. Ma perché abbiamo una chat così figa? Cioè, è bellissima questa cosa. Cosa abbiamo fatto per meritarcelo? Più che altro, cosa abbiamo fatto... Perché quando l'abbiamo pigliata in culo così tanto da, karmicamente parlando, puoi ricevere tanti benefici? Beh, sì, quando okay. Ci hanno ammazzato le riviste, secondo me... Cioè, questo qua per me, Andrea, davvero, non ce lo diciamo mai, ma per me è abbastanza così, è la continuazione del bello che avevamo nelle riviste. Nel senso, io grazie agli streaming che facciamo sento molto meno la mancanza. Uno, perché... coinvolgiamo tanta della gente, cioè quasi tutta la gente che mi piaceva delle riviste. Abbiamo il Magiustra, abbiamo Zavè, abbiamo Marco, abbiamo Surgo, abbiamo avuto Paglianti, abbiamo avuto il Raffo, abbiamo avuto e avremo anche altra gente. Quindi appunto per me c'è una exit, ma tu no ragazzi. Ma lui non ci sta. E guarda perché non ci sta, perché giustamente, guarda. Giustamente abbiamo avuto Riccardo Albini. Abbiamo avuto anche Riccardo Lanni, quindi anche i designer. Abbiamo avuto tutti i designer di de Ubisoft, ragazzi, insomma. Davide Sogliani, che era, ricordiamolo, Orwell 2000. Era Orwell 2000, sì. Sì. Sento profumo di fine. Ah, guarda, è apparso uno screen di Bubble Bob. Ah no, ma è apparso nel... Attenzione. Siccome siamo alla fine, ragazzi. Zitti zitti, cacchi cacchi. Comunque anch'io ho fatto fare una fine ai miei TGM abbastanza lugubre, ma ve ne parlerò più tardi. Ho anche una foto da qualche parte, veramente... Avete presente American Beauty, la tipa tutta nuda con i petali di rosa? Beh, non c'entra niente. E invece non è finita, c'è ancora... Wow. Che bello, questo è... Guarda la piattaforma con numeretto, guarda che stile. Posso dire celeste? Sì. Posso dire che non so cosa devo fare? Okay.
Pink Flag dice: esattamente questo è il punto, motivo per cui sarebbero graditissimi anche dei talk con tutti gli ospiti del caso. Beh, quando abbiamo fatto il talk con Opificio Ciclope è andato molto bene. E quindi potremmo fare cose. Il fatto è che streamiamo tanto e tra l'altro adesso si sta attrezzando anche casa Visboch, se tutto va bene. Oh, domani mattina in teoria viene quello di Fastweb. Se non fosse che mi ha detto l'altra settimana, cioè mi ha detto veniamo. Poi dopo qualche giorno mi è arrivato: stiamo facendo ulteriori verifiche sulla tua zona e ti diamo un SMS per aggiornarti. Non è che mi ha detto non veniamo. Mi ha detto questa cosa qua, che non vuol dire un cazzo secondo me. Cosa vuol dire? Tu hai capito cosa vuol dire? Ah, secondo me devi... vuol dire che devi telefonare e rompere le palle. Però sì, a me piacerebbe fare alcune serate talk con i personaggi dell'epoca. Abbiamo anche... avevo beccato BDB Bonaventura alla serata del Commodore. Io non credo di aver mai finito questo gioco. Ho mentito a me stesso scrivendo sul dischetto che avevo finito Turrican 2. Non mi ricordo sta roba. Ma è anche questo retro gaming, Andrea. Banfare? Sì. Realizzare che non puoi banfare contro te stesso. Non so cosa vuoi dire, ma va bene. Questo basso sta 303 praticamente. Ma è esattamente una 303. Cioè... ah sì, ma guarda che io avevo i dischetti del soundtracker. Ma questo in realtà è il suo tracker personale con le robe folli, è bellissimo. Quindi qua adesso qua. Cazzo. Oh. Cazzo. Ma adesso dove devo andare qua? Questo non capisco. Quella. Andare su, ok. Andare su. Credici, fino in fondo. Alla parte giusta? Non lo era. Ah! Guarda questa. Lui non se l'aspetta, io faccio questa cosa qua. Qui esplode, io vado qua e prendo una. Questo è molto Orchestra Maneuvers, eh. Che tedescata, che tedescata bellissima. Che gusto di Demoscino. Che gusto, Demoscino, puoi morire così. Tutta questa fatica per un pugno di... allora. Bella giovani gamer, dice Ema75 Nuele. Ciao caro. Lui è forte. Exa dice: siamo il 22esimo canale più visto d'Italia su Twitch streamando Turrican. Beh, bella lì. No, streamando Turrican 2, attenzione. Streamando Turrican 2. Questa musica è così stupida, è così bella. Veramente, veramente, veramente. Tronfia, però anche eroica. Tutto zanzato da altri giochi, ma assemblato con gusto, mettiamola così. Allora. Quella. Sparate forte, sparate duro, ma io vado a prendermi questa vita. Che ho fatto? Esci da questo corpo. Allora, Ross Wild dice: siamo vicini alla fine. Sì. Di più. Più su, credici. Fino in fondo. Benissimo. Power up. Che cazzo è quella piattaforma? Perché sei caduto? Perché è la piattaforma del cazzo della merda, scusa il francesismo. È evidente, questa è la piattaforma giusta, ok. Esci il tuo corpo. Nazione l'altra non è così. Non è così figo. Perché è l'altra, quella a destra. Questa è la piattaforma. The Stairway to Heaven. Sì, questa guarda. Tac. No, e non sparare oltre. Sta sparando oltre. Laser. Major. No. Il tempo. Sei morto di vecchiaia, esatto. Esatto, succede. Ok,
Grazie per la clip, Enui. Fateci tante clip, che ci piace sempre. Bellotta, a proposito, secondo me i tempi sono maturi per un nuovo clip show. Anche perché abbiamo fatto più clip in quest'ultimo mese e mezzo che in anni di streaming. Ma dai! Questa cosa è appoggiarsi su queste cose qua, è veramente fetenci. Però è platform, è this is platform. Ok, ci sono, ci credo. Ok, pallina, giù di qua. Questo esplode, ma non esplode di nuovo. Mi fa andare su qua. E siamo, sento odore di finalo. Eh sì. E finalo vuol dire violenza. Ti piace il Danguard? Ti piace il giappo? Ti piace il fatto che mi uccidi così perché sei stronzo? Ma io c'ho ancora tante cariche. No, di qua, allora sei ciule. Facciamo così, va? E questo qua ho già capito che tipo è. Beppi Q chiede se giochiamo anche su DOS. Assolutamente, abbiamo una rubrica che si chiama rubrica, una roba che facciamo ogni tanto che si chiama Dostalgia Canaglia. E forse il titolo migliore alla fine, eh? Sì, beh, ma io vado molto fiero dei nostri titoli. Abbiamo Così l'avevo fatto, mi ricordo. Mi ero messo come un cretino qua aspettando che passasse 20.000 anni e tirargli le mine. Quanto è figo, cioè. Così mi fa male? Assolutamente un cazzo. Quando scende ci metti 20.000 anni, però se hai molte vite non è male. Se no, lo piglia la schiena così e non gli fa niente, perché quando è la schiena. Guarda anche la signorilità di non farlo voltare on screen. Sì. Ma di farlo uscire. Beh, anche di risparmiare sull'animazione, direi. Beh, avrebbero fatto un flip de merda, quindi hanno fatto benissimo. Vai! È caduto così veramente, 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 veramente. Dicevano vai di palla pazza. Game complete bonus, survival bonus, ben 40 vite ragazzi. Diamond collected bonus. Cioè come non è l'impossibilità di perderle. Esatto, veramente soddisfatto. Godiamoci il finale, la scena finale di Turrican 2, perché questi signori ti davano anche la scena finale, credo. Vediamo qua. Vediamola. Se... Sono i capelli un po' così, scusate. Applausi, applausi, applausi veramente a Factor 5 che ha fatto una conversione veramente bella e sensata. Non è facile fare conversioni. Come ben sa l'innominato. Gingolino. La musica finale è clamorosa. Quindi cambiamo i floppy. Premiamo il mouse. E ascoltiamoci questa musica finale, signore. 111, che bel numero, 111. Voi in questa settimana, da qui a domenica, quindi in realtà da questa a me... Questo è Moebius. È tutto, è bellissimo. Questo è Moebius, Moebius 1-1, però. È Moebius 1 o Moebius 2? Non lo so, però è molto bello. La sentite? L'alziamo? Vai. L'alziamo a cannone, ragazzi. Sentirete meno la nostra voce e noi staremo zitti. Così, mano sul cuore. Quaranta vite guadagnate e 77 perdute.
proprio avanti all'infinito. E quindi direi che potrebbe quasi essere il momento di un brano per salutare. Qua è bella, eh. Sette voci all'unisono. Questa batteria così. Mi immagino i nostri amici con gli accendini in piedi sul divano o sulle sedie. Soprattutto Caterina, sappiamo che questo problema di piromania, quindi sta bruciando casa. Ah, Torrica! Sto scherzando. Quindi. Wings of Tomorrow degli Stratovarius, è vero. Ma sì, manca un po' metal. Anche un po' Winds of Change degli Scorpion, tutto quello che più è tedesco nel mondo. Bene, bene, bene. Allora, io direi che è il momento. Abbasso la musica del Turricano. Chiedono la storia di Calogero Turricano. È impegnativo, eh. Allora, è sempre il canone di Pachelbel, è sempre di Pachelbel o Pachelbel? Vabbè, Pachelbel penso. Io dico sempre Pachelbel, però vai a sapere. Abbiamo già discusso di questa cosa, quanto sì. Siamo vecchi. Allora, Andrea, salutiamo i nostri amici e le nostre amiche, siamo stati tantissimi. Salutiamoli. Ciao. Va bene. Quindi cameo appearance, guardate ancora questa, cameo appearance by Doc Bobo as the Nervevrek. Lo spaccanervi. Va bene, speravo che mi ricordavo che citava una roba di Toc. Lo sfrangianervi. Che fastidio queste nuvolette, però volevano proprio mostrarci che potevano usare questa specie di finta trasparenza. Ci tenevano e lo hanno fatto, quindi va bene. Sun System. Perché ringraziano i Sun System? Vabbè. Così. Il sistema del suo solare. No, penso la Sun, proprio la Sun Micro. Ah, vabbè, magari avranno usato delle postazioni Sun per fare la grafica. Per ripare questo. Guarda quanti saluti. Ramiro Vacca, grandissimo. Beh, grande Ramiro Vacca è uno dei miei preferiti sul corpo. Ramiro Vaccarino, c'è cioè un nostro caro ascoltatore che si chiama Vaccarino. Quindi Ramiro, dovrai in poi ti chiamerò Ramiro Vaccarino, sappi. Here I am, il Sad Sun System. Il Sud Sun System. Vabbè, basta, avete salutato tutti, cominciamo, dai. Vai, aspetta che... Sì, anche perché è un mod che gira. Vai. Sono nato ad Agrigento, emigrato nel 53. Sto in Germania, sono contento di lavorare a Düsseldorf. E un giorno arriva, è questo qua, che si chiama Manfred Trenz. Mi dice: senti, sono Manfred Trenz e vorrei tanto usare il tuo cognome. Io so Gaetano, so Turricano, lavoro in una pizzeria. E arriva Manfred, il Manfred Trenz, mi dice: diventa Turrican. Gli dico: senti, non mi sembra un grande nome per un eroe di terra germanica. Lo dico per te, non usare il mio nome, altrimenti il tuo gioco farà fallimento. E invece no, fa Manfred Trenz con Turricano, divento ricco, sento che tutti, anche TGM, saranno felici del tuo nome Turricano.
Allora andiamo dal legale, stipuliamo un contrattino per usare il nome tuo di Turricano Gaetano. Senti qua com'è assonante, Turricano, Turricano, Turricano. E Manfred Trenz va da Chris Hulsbeck, gli dice: senti, ho trovato un nome bello per il gioco e sento sta diventando una canzone un po' famosa, è quella lì del Turricano. E Chris Hulsbeck gli dice: no, il nome strano Turricano te lo metti dentro l'ano, voglio un nome più garzante, voglio un nome più squillante, che ne so, tipo Chobin. Ma Manfred Trenz gli dice: no, il nome Turricano voglio usar finché camperò. E allora arriva Chris Hulsbeck, gli dice: almeno togliamo la O alla fine, che fa troppo italiano questo Turricano. E allora ecco, tolgo la O finale a Turricano Gaetano, non devo nemmeno pagare perché il nome ora è diverso. Posso usare Turricano come nome per il gioco, certo sì, senza pagare i diritti. Ed intanto il buon Turricano tutto il giorno lavorava piano, impastava la pizza con calma, già pensando ai soldi infiniti che avrebbe fatto per la sfruttazione del suo nome nel gioco della Rainbow Arts. Però poi il gioco esce il suo nome, è stato decurtato di una O. E Turricano piangerà perché il nome suo è stato cambiato. Con gli amici si era già vantato, sua moglie lo aveva rivalutato. Però per colpa di una O che è stata sottratta al Turricano, è solamente simile e rimane con la copia del gioco in mano, Gaetano Turricano. E c'era tanto tempo fa un'amiga, eccola qua, c'era un gioco Turricano molto bello, sai com'è Turricano bello, lo gioco anche questa sera, c'era l'uno e c'era il due e c'era fin anche il tre. Turrican, che saga da fagian, non mi veniva. Turrican, il nemico non so chi è, il nemico non so chi è, certamente Crucco sai, forse ha una grande armatura, il carisma non ci sta, ma c'è un uomo sfiguz che non può fare un cazzo, ma se lui indossa l'armatura Turricana va, Turrican, davvero un gran caiman, Turrican, 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 invincibile sei tu, soprattutto se usi trainer, Turrican, Turrican, con il trailer ce ne andiamo, con il trainer sempre, sempre vinceriam. Che grande questa immagine, straziante. Vero, sei grossissimo. Attenzione, Urban Dictionary vi riporta: Turricano, ridiculous person name for an extreme hurricane, tornado o wind-blown disaster. Ma che cazzo, ma ormai è fuori controllo il povero Urban Dictionary. Quindi Turino Gaetano, dicevamo. Turricano Celentano ce l'abbiamo avuto. Ce l'abbiamo già avuto. Düsseldorf. Sei molto bello, suona una canzone dei Kraftwerk con la chitarra parlando di Turrican, ma è impossibile. Turrican è un po' German, è un po' italiano, infatti non si capisce cos'è, hai capito cos'è? Turrican, che bello è, è impossibile, non è Model, no. No, in realtà voleva essere Radioactivity, ma Radio Activity in Düsseldorf. Vabbè, ma perché sfocia subito in I Will Survive in Gloria Gaynor, sempre na, 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 na. E il Turricano. Grazie Aesir, grazie per questo jingle bellissimo e per questi 5 euro. Probabilmente che ci berremo una birra alla tua salute.
Turricano. Oh Turricano, oh Turricano, bel robottone, oh Turricano, oh Turricano. E commosso sul serio, grazie mille a Essir Arcangel. Non era facile cantare, a Essir Arcangel. Il diagramma di Van Frankenwerk Gloria Gaynor. Va bene, comunque insomma, io penso che abbiamo detto quello che dovevamo dire, abbiamo cantato quello che dovevamo cantare. Assolutamente, e direi che, aspetta che vi salutiamo per bene. Chiedono a Turrican sulle note di Tulipan di Tiro di Scarno, l'abbiamo fatto la volta scorsa, non ti dico altro che malati di me. L'abbiamo già fatto. È inquietante. Va bene. Amici, amiche, grazie per essere stati con Anzi, noi. Amighi e amiche. Amiche e amiche, giustamente. Voi non lo vedete, ma qua ci sta guardando la schermata di Turrican che ci dice The End. Siamo giunti a The End di questa serata. In barba alla coppa abbiamo fatto dei bei numeri con Turrican. Grazie per il supporto. Domani mattina alle 8:30 retro, buongiornissimo Arcade con me. Domani alle 14 retro gaming post prandiale con me. Domani alle 15 stream straordinario di Bellotta, non sappiamo di cosa, ma sarà di qualcosa. Mezz'ora lui con le braghe calate che mostra il culo. Però tanto abbiamo la partnership. È come la Casa Libertà. È avanguardia. A un certo punto è subito avanguardia. Esatto. Quindi, amici e amiche, grazie per il vostro supporto. Siete sempre di più, sempre più calorosi. Vi invito, come sempre, a venire anche su Discord, dove ci trovate tutto il giorno, in buona sostanza. O meno. Sembra che non facciamo un cazzo. Sembra che non facciamo un cazzo d'altro, ma non è vero. Però appunto, grazie per essere stati con noi e ci vediamo domani e poi anche settimana prossima abbiamo una bella programmazioncina. Forse abbiamo già in mente, in realtà dobbiamo decidere, siamo molto indecisi su quello che deve essere il gioco Amiga di mercoledì prossimo, perché ce ne sono tantissime e perché vogliamo veramente una roba ancora di più, ancora più di Turrican. Ma dovete anche voi, suggeriteci, ma pensate a questo, tanto quello ormai... che vuol dire giocare insieme, cioè noi possiamo anche mettere su Power Monger, però giocarlo insieme è un'altra esattamente. Cosa, cioè questa cosa che è proprio questo cuore caldo italiano di Gaetano Turricano che batte nel cuore dell'amica tedesca che però è inglese, che però è americana, che però è italiana, questo. Cioè poi tra l'altro adesso che abbiamo la partnership, la prossima battaglia è Fastweb dai la banda larga a Bizboch, perché così si estenderanno ulteriormente le nostre serate. Banda Bizboch. Amici da Kenobizboch Productions, questo è tutto. Ci vediamo domani. Ciao!